La linea stabilita nell'incontro tra i sindaci è quella del no al progetto per il digestore di rifiuti a Civitavecchia. Al Consiglio Comunale Congiunto, avvenuto nel Palazzo Comunale di Tarquinia, hanno preso parte le 6 amministrazioni del territorio interessato. Antonio Pasquini di Allumiere, Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, Maurizio Testa, Monteromano, Pietro Tidei, sindaco di Santa Menella, Alessandro Giulivi di Tarquinia ed il consigliere Flavio Monreale in rappresentanza della sindaca Stefania Bentivoglio di Tolfa. Il messaggio politico e istituzionale che i sindaci intendono far partire è quindi chiaro. Il mega impianto a Civitavecchia non si deve fare. I principi di autonomia, responsabilità ed autosufficienza di tutti i territori della Regione Lazio in materia di gestione del ciclo dei rifiuti non possono essere calpestati, tanto nel nome dell'emergenza quanto in quello di qualsivoglia investimento. Un progetto che, va ricordato, ha ricevuto anche il parere negativo dell'autorità sanitaria e della soprintendenza.